Parere contrario di Commissione e Governo. Onorevole Giammanco. Sì, grazie Presidente. Con questo emendamento Forza Italia chiede semplicemente alla maggioranza di recepire nell'articolo della proposta che riguarda le definizioni, e in particolare la definizione di prezzo equo, di appunto recepire una risoluzione del 1998 del Parlamento europeo che appunto definisce prezzo equo come quel prezzo che si è formato dal prezzo corrente di mercato, laddove esista, più un premio commercio equo solidale, fermo restando che tale prezzo non può scendere al di sotto di una certa soglia. Siccome siamo sempre molto attenti a cosa ci chiede l'Unione Europea, riteniamo che sia giusto recepire in questo testo anche ciò che definisce l'Unione Europea come prezzo equo. Grazie. La ringrazio. Non ho altri interventi. Contrario a Commissione del Governo, votazione aperta. Ricordo che il 2.10 squeri. Archi. Gadda. Ci siamo? Palma. La votazione è chiusa. E la Camera respinge. 2.12 all'Asia. C'è il parere contrario del Governo. Onorevole all'Asia. Grazie Presidente, non citando più i comunisti perché poi mi rispondono o anche dovrei anche poi replicare, cerchiamo in questo emendamento per il miglioramento della qualità e della sicurezza dei prodotti del commercio ecosolidale. La ringrazio, lo poniamo in votazione col parere contrario di Commissione e Governo, votazione aperta. Dichiaro chiusa la votazione e la Camera respinge. A questo punto siamo al 2.14, contrario a Commissione e Governo, votazione aperta.